thank you Trova la soluzione. Cari amici di Telegarda, cari amici del, del dialetto, ben ritrovati. Avete sentito, Trova la soluzione. È questo giochetto che propongo così tanto per togliere un po' la veste scolastica, didattica, fredda che do appunto ogni tanto alle mie puntate. Cos'è questa Trova la soluzione? È semplicissimo. Io vi propongo una frase. Semplice, italiana, quindi in italiano, e poi vedete sul teleschermo le tre possibili soluzioni, traduzioni in dialetto. Naturalmente due sono scorrette, una è quella giusta, sta a voi trovarla. E naturalmente, poi anche faccio qua e là qualche commentino da un punto di vista formale per richiamare qualche nozione che vi ho dato nelle puntate passate. Partiamo col primo esempio, avere ragione o averci ragione, nel senso che quel ci dice che avere ragione riguardo a qualche cosa. Ecco, avere ragione o averci ragione, anche se averci si usa poco, eh? ma è per spiegare la traduzione poi in dialetto. Ecco, voi adesso vedete sul teleschermo le tre soluzioni. Qual è la soluzione corretta? La prima, la seconda o la terza? ecco la soluzione corretta è la seconda averghe resom averghe vedete quel, quella e la prima e con l'accento tonico che diventa anche fonico chiuso resom con una bella o chiusa ecco quella verghe, quel ghe sta per quel ci aver ragione riguardo a qualche cosa perché altrimenti aver ragione sarebbe semplicemente aver Resom o gaver resom. Invece la verga mi serviva per rendere un po' l'indovinello un po' più complicato, un po' più difficile. Passiamo al secondo esempio, alla seconda frase italiana. è caduta la bigoncia. Cioè quell'attrezzo che i contadini usano per portare l'uva in cantina. E avete le tre soluzioni. Qual è quella corretta? Qual è la traduzione corretta? In dialetto corretta, è la terza, me casca la conzal, vedete, Beh m apostrofo è con l'accento chiaramente aperto, voce verbo essere, casca, ovviamente un accento tonico sulla a, la conzal, accento tonico sulla a, quindi me casca la conzal, me caduta la bigoncia, Tieniti alla ringhiera è il terzo esempio, terza frase italiana. Anche qui tre soluzioni possibili. Solo una è quella corretta. L'avete scoperto? Allora, la frase corretta in dialetto è la terza. Tenete alla sparangola. Tenete, vedete la prima E dove cade l'accento tonico, ma c'è anche l'accento fonico aperto, tegnete, non tegnete, tegnete, ala, naturalmente ala con un L, non alla, come in italiano ala, sparangola, un bel accento tonico sulla prima, sulla seconda A, sparangola, non sparangola, eh? sparangola. Bene, andiamo avanti. Ho dato da mangiare a un bel ramarro. Anche qui tre soluzioni possibili, solo una, quella corretta. Qual è? L'avete trovata? Sono sicuro di sì. È la seconda. GO DAT da mangiar an bel lugor. Quindi quel GO, attenzione, c'è cioè, G, apostrofo. O, con l'H, è la forma diciamo recente, oppure anche GO, la forma arcaica, cioè G e O, vedete, naturalmente con l'accento fonico aperto. Dat, da MAGNAR, vi ho detto che sarebbe opportuno quando ci sono gli infiniti dei verbi metterci l'accento tonico sul finale, MAGNAR. Ecco, AN BEL LUGOR, vi richiamo ancora fino all'esaurimento nervoso, quell'apostrofo sta per E, A, EN, BEL, LUGOR, naturalmente A ed E, c'è cioè il famoso scontro delle vocali, cade la E e si mette l'apostrofo. Beh, LUGOR, un termine curiosissimo, sta per ramaro, quel lucertolone bello verde, LUGOR, quindi accento Tonico sulla O e accento fonico chiuso, non l'ugor, come nel terzo esempio, nella terza soluzione. Andiamo all'altro esempio. Sono caduto qui sul selciato. Tre soluzioni, solo una è la corretta. La soluzione corretta, l'avete trovata, ve la dico io, è la seconda. Som casca chi sul sarasà. Beh, som casca, beh, casca ovvio ci vuole un accento sulla, A, ma vi faccio notare quel chi. Ecco, quel chi quando vuol dire qui va accentato perché altrimenti il chi senza accento sta per chi, chi è colui il quale, chi è il che va chi. Quindi quando vuol dire qui quell'avverbio di luogo, che in italiano non si accenta, attenzione qui. Senza accento, su qui e qua l'accento non va, in realtà in dialetto è meglio metterci l'accento proprio per distinguerlo dal chi pronome personale, quindi som cascacchi sul sarasà, beh, il sarasà è senzato con un bel accento tonico sulla a finale. Andiamo avanti, giochiamo a saltare nelle pozzanghere, è diventato ormai di moda chi ha dei nipotini e che guardano ogni tanto la televisione vede la Peppa Pig, che ha, ormai sta diffondendo questa, questo passatempo nel saltare nelle pozzanghere, nelle poce. Quindi giochiamo a saltare nelle pozzanghere, tre soluzioni, soltanto una è la corretta. Qual è? Trovata? È la prima. Zugente a saltarne nelle poce, zugente, eh? non zugente, o zugente, ma zugente quindi un accento tonico sulla prima E, accento fonico chiuso. Beh, saltarvo, ho detto prima i verbi all'infinito sarebbe opportuno accentarli sulla ar finale. Nele, nelle, scusate, nele mi raccomando una L, poce. Ecco, vedete. Qualche autore scrive poce senza la I, io manterrei la forma che poi l'italiano, insomma, quando. Questa forma CE con davanti una vocale la O è opportuno che la E si mantenga, ma non è obbligatorio eh? quindi, Zugente a saltarne le poce è stata proprio una bella festa. Punto esclamativo: anche qua, tre soluzioni possibili. Una è quella giusta. Ormai siete esperti, vedo già che avete già capito che la soluzione corretta è la seconda l'està. «Propri» o «propri», anzi qui c'è scritto «propri», ma si potrebbe dire anche «propri», «na bella festa». E qui mi devo fermare per farvi notare, intanto, questo «sta», che non è «eli che andrebbe senza accento, ma «sta» nel senso di «stato», Le «è stato proprio», o «è stata», meglio, «proprio una bella festa». Quindi quando c'è il participio passato, vedete del verbo essere, stato o stata, è meglio accentarlo. Quindi le sta propri o propri, na, ecco vedete che io non l'ho apostrofato questo na, ma molti, sapete, ci mettono l'apostrofo per far capire che è caduta la U, una bella naturalmente con una L, festa, beh, festa è come in italiano, punto esclamativo. E questo è un altro esempio. Andiamo adesso al prossimo, siamo ormai verso la fine. Prendigli o prendile a lei una cesta di cetrioli. Tre soluzioni possibili, spero che abbiate visto qual è la soluzione. è la terza, toghe na cesta de cocumeri. Toghe, non toghe, toghe, aperto l'accento, oh. Na anche qui senza apostofo, ma si potrebbe anche mettere volendo. L'importante è decidere se mettere o non mettere, essere, mantenere una certa uniformità. Cesta è la cesta. De cocumeri, non cocumeri, ma cocumeri, un bel accento tonico sulla U. Quindi la soluzione è la terza. Andiamo al penultimo esempio. Chiama il falegname per gli infissi. Anche qua la soluzione è la prima? No, la seconda? Sì, è la seconda. C'hama il marangom per i sperei. C'hama il marangom, vedete, cade la E perché c'è lo sconto fra la A e la E. C'hama il marangom, un bel accento tonico sulla O, un bel accento fonico chiuso per i sperei, eh? sono gli infissi, i telai e un bel accento fonico aperto sulla seconda E, dove cade anche l'accento tonico, l'accento della voce. E il marangom, bello questo marangom, questo termine eh, vecchio del, che indica appunto il falegname. Ultimo esempio, puoi dirgli che la smetta? Siamo arrivati alla soluzione? La prima, la seconda, la terza? è la terza. Podit dirghe che la pianta, cioè podit dirghe che il la pianta, naturalmente, e, ed, e si annulla, nel senso che una cade, la seconda, e al suo posto va l'apostrofo. Quindi podit, non podit come si direbbe da qualche altra parte, io lo dico podit all'archese, un bel accento fonico aperto, dirghe, cioè dire a lui o dire anche a lei, che la pianta, quindi un bel apostrofo. Quindi questa è la soluzione. A conclusione di questa puntata devo dire che qualche tempo fa sono stato fermato da un caro amico, Laldo Carmellini, stranforino, eh, abitante nel rione storico di Stranfora ad Arco, il quale ha voluto darmi, dice, avevo sempre in tasca questo foglietto, dico, quando vedo il Sandro... Ghedago è un po' dei vocaboli e mi ha dato dei vocaboli che vi presento molto volentieri. Allora, caregom, un bel accento tonico sulla O che si trasforma in accento fonico chiuso, il caregom è il seggiolone per i bambini. Crivel è il vaglio, eh, quello che serve per tamisar. Crivel con una bella E accentata da un punto di vista tonico e accento aperto da un punto di vista fonico. Crivel, non crivel. Poi c'è l'herpes, che è l'herpice, quello che serve per sminuzzare il terreno appena arato. Quindi herpes, vedete in questo caso, sono quelle parole che... Non sono tantissime, ma hanno addirittura l'accento tonico, vedete, proprio nella prima sillaba, herpes, erpice. Poi c'è questo fiaim, un termine che certamente sta scomparendo. Il fiaim è l'attrezzo che serve per battere il frumento. Una volta anche qui da noi si coltivava il frumento per avere il pane in casa, quindi la farina bianca, e mi ricordo che arrivava. Il, questa macchina enorme nel piazzale dove c'è l'ufficio postale, che appunto arrivano i contadini con i cari a portare i sacchi di frumento che veniva appunto poi molito, trasformato cioè in farina bianca. Dopo Galmorer, Morer, un bel accento tonico sulla E, accento fonico aperto, è la pianta di gelso fondamentale negli anni, negli anni passati, quando da noi si coltivavano i cavalieri che non sono i cavalieri, eh? i cavalieri erano i, eh sì, certo, vorrebbe dire anche i cavalieri, ma erano i bachi da seta quindi il morer mangiavano le foglie di gelso poi c'è il piof è l'attrezzo per fare i solchi in campagna poi la piova o piova a seconda delle località è l'arato trainato da animali. Il ref, dame, metodo de ref, il filo per cucire, la taiola, una volta si usava, la trappola, e infine il zoff, che è il giogo il gioco appunto dei buoi. Quindi vedete... Sono dieci vocaboli che mi sono stati dati da Aldo Carmelini che ringrazio e ringrazio anche tutte quelle persone che ogni tanto mi fermano, mi, fanno, mi danno qualche consiglio, mi fanno presente anche qualche critica e cerco sempre di tenere presenti questi consigli, questi suggerimenti, queste critiche in questa trasmissione. Per cui dopo questo trova la soluzione e dopo questi dieci, dat, dieci vocaboli... Possiamo chiamarli Dieci Carmellini proprio perché sono 10 vocaboli datimi da Aldo Carmellini. Che ringrazio e saluto tutti i Stranforini, ringrazio voi per l'attenzione e naturalmente vi aspetto la prossima puntata ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Arrivederci.